Quante persone di Augusta ricordano questo angolo qui, in quest'area vicino alla scuola Cosetta dei Cappuccini, presso cioè Giovanni Pascoli? Un tempo quest'angolo qui era occupato da abitazioni private, da un negozio di generi alimentari, e ci troviamo qui praticamente a ridosso della via Marina di Ponente. Vedete un po' anche quest'angolo, questa sterpaglia, che è il ricettacolo di immondizia, di pezzi di Eternit, e sicuramente anche dove scorrazzano i topi, per non dire anche poi di scarafaggi, eccetera. Ecco, tutto quest'angolo qui è da 20 anni circa in queste condizioni. Sono condizioni che hanno portato i vecchi proprietari a un contenzioso nei confronti del comune, un contenzioso civile che è durato anni e anni, perché ci fu uno smottamento qui, c'è stata una specie di proprio caduta, di calo della strada, e le case quindi sono state evacuate perché la gente correva il rischio di rimanere sotto le macerie, perché sono caduti anche i tetti, e ci sono anche i mobili addirittura là dentro. Adesso gli ingressi sono stati murati, ora vediamo, perché ovviamente è una situazione di pericolo. Addirittura qualcuno degli ambulanti che vendono qui quotidianamente aveva stipato stracci all'interno, abiti usati. Questo è stato scoperto da uno dei proprietari. E allora perché testimoniamo questa vergogna, di questa bruttura? A parte per motivi igienici, e credo che anche l'ufficio del comune, dell'ASPA, anzi in questo caso, dovrebbe preoccuparsi dell'igiene territoriale e ambientale. Qui la situazione è questa, da un punto di vista architettonico, urbanistico. Mi sembra una cosa degna di una città come Augusta, a parte il nome imperiale, sede di una importante base militare. Ecco, qui vediamo le navi, adesso volendo le possiamo anche inquadrare, e lì si possono anche vedere i pattugliatori che vanno a Lampedusa per i motivi che sappiamo, per i morti, per l'esodo di massa che in questo momento si sta registrando nei confronti dell'Italia, i morti di Lampedusa. Ecco, sono le nostre navi che vanno lì, le navi con i nostri uomini vanno lì per controllare questi migranti. Allora, in queste città è concepibile che ci sia un angolo del genere in queste condizioni? E questa è una domanda fondamentale, quando qui volendo si potrebbe buttare a terra, come si fa in altre città, anche del profondo sud, Ragusa per esempio, buttano a terra, espropriano quello che c'è da espropriare e ti rendono poi anche un'area gradevole dal punto di vista urbanistico. E a questo punto io coglierei l'occasione di inquadrare anche questo stabile, questo plesso, questo complesso che è stato costruito dalla Raseon anni fa e fu dato in concessione alla Marina Militare. Mi diceva l'attuale comandante di Mare Sicilia, l'ammiraglio Camerini, che la Marina è pronta a disfarsi di questo plesso, non ha interesse la Marina ad averlo. La domanda è allora, a questo punto, se abbiamo bisogno come comune di locali, vuoi per la biblioteca, vuoi per il museo, perché sono locali angusti quelli dove si trovano entrambe queste istituzioni benemerite, vuoi per i vigili urbani, vuoi per altre ragioni, ecco, non potremmo chiedere subito, immediatamente, che la Marina ceda questo plesso? Credo che si tratti solo di una richiesta semplicissima. Ripeto, l'ammiraglio Camerini ha detto che non ha la Marina più interesse a mantenere questo plesso. Quindi adesso la palla la rivolgiamo ai signori amministratori, cioè ai 3 commissari che in questo momento gestiscono Augusta. Basterebbe una semplice domandina alla Marina Militare. Vediamo quello che succede. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.